ma ti abbiamo contattato e bene o male che i nostri contatti sono abbastanza difficili, ne conosciamo parecchi. Nessuno di quelli che abbiamo contattato ha accettato di venire a partecipare a un dibattito. Poi abbiamo fatto uscire il comunicato che effettivamente è un pochino critico, se non altro, di questa riforma costituzionale, no? E a quel punto mi rendo conto che per i sostenitori del sì sia stato un po' più imbarazzante decidere di partecipare. Ma tant'è, noi abbiamo continuato a contattarli e hanno detto di no, purtroppo sono impegnato quella sera, è troppo distante, io ho anche degli amici, io vengo da Chiavari, no? Quindi vengo da abitare qua, vengo là, ho parecchi amici anche del Levante, e quelli hanno comunque schivato l'invito, no, non è la mia zona, è troppo distante, no, ma ti metto in contatto con quelli di lì, che comunque hanno rifiutato, ma non c'è stato verso. Allora, stasera noi cerchiamo di avere una migliore comprensione di questo referendum, di quello che è in gioco, di perché è importante. È un referendum che è diverso dagli ultimi di cui abbiamo parlato, ma che era un referendum che di cui quello che è in gioco non è una legge, può essere pure importante, ma la nostra Costituzione, la carta fondante della nostra legge. Allora abbiamo degli ospiti che sono insomma autorevoli, e ci vedranno già qui. Abbiamo Lara Trucco, che è docente di diritto costituzionale all'Università di Genova. Io vado nell'ordine in cui della scaletta. Abbiamo Gianni Pastorino, che è consigliere regionale, Maria Epifani, fa parte di un gruppo che si chiama Costituzione e Democrazia, che sostiene il nome, Paolo Putti, che è capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale a Genova, e poi Massimo Bisca, dell'ATI, presidente. Allora, io comincerei dagli aspetti tecnici, da Lara Trucco, che ci spiega di cosa si tratta, che cos'è la posta in gioco, sì, come funziona. Sì. Scusami, un momento, la nostra idea era di magari fare una presentazione e poi lasciare spazio per le domande, ma io penso che in linea di massima i relatori siano disponibili anche a rispondere subito se c'è qualche curiosità, quindi mani alzate, poi se proprio le domande sono tantissime magari le mettiamo per iscritto e proviamo un po' a organizzarle. Prego. Intanto grazie per avermi contattata, insomma è sempre un piacere parlare della Costituzione in generale, e grazie a voi per avere la pazienza di essere qua. Io appunto desidererei che fosse una cosa possibile partecipata, quindi interrompetemi, sarò abbastanza breve, insomma spero di fare una cosa sintetica in 10-15 minuti massimo, però a maggior ragione se ci sono magari dei passaggi un po' più tecnici, bloccatemi, anzi, poi spero che durante il dibattito, eccetera, si possano chiarire ulteriori curiosità, dubbi. E allora, vi dicevo, la materia, quella su cui siamo chiamati a votare il 4 di dicembre, tecnica, per certi versi anche complessa, perché riguarda, tocca 47 articoli della nostra Costituzione, quindi tocca tante materie, molte delle quali non sono neanche nel titolo appunto della riforma. Cioè, dovremo essere chiamati a votare il 4 di dicembre, sempre che insomma non solo i ricorsi ma anche i vari atti di citazione che sono stati fatti non vadano a buon fine, perché nel caso si potrebbe avere anche qualche slittamento della data. Comunque, ora come ora siamo chiamati il 4 di dicembre, visto che appunto la materia è vasta e visto che il quesito è uno, saremo chiamati a compiere, a svolgere un giudizio di prevalenza, quindi di questo, delle cose, dei punti della Costituzione che sono toccati, potrebbe accadere che ce ne sono alcuni che ci piacciono, altri meno, o magari non ci piace niente, o magari ci piace tutto, insomma bisogna un po' cercare di vedere se è più quello che non ci piace, quello che ci piace, insomma. E già questo fatto è stato oggetto di critica da parte dei costituzionalisti, perché insomma si costringerebbe gli elettori ad uno sforzo che invece in altre occasioni, come in sede referendaria, in referendum abrogativi, la Corte Costituzionale in più occasioni ha detto che l'elettore deve essere chiamato proprio per il rispetto della libertà del voto a pronunciarsi su quesiti chiari di voce omogenea. Comunque,
Toccando, diciamo, in estrema sintesi i profili che sono stati toccati dalla riforma, direi che i due punti più importanti sui quali si sta svolgendo il dibattito, in assoluto più importanti, sono il cosiddetto superamento del bicameralismo perfetto e il profilo che riguarda il riaccentramento delle funzioni della potestà legislativa statale. Cosiddetta anche da parte di alcuni controriforma del titolo quinto, perché per certi versi lo vedremo si sta tornando indietro rispetto alla riforma costituzionale del 2001. Legati soprattutto al primo profilo, al primo punto, cioè il superamento del bicameralismo perfetto, poi ci sono altri aspetti di cui si discute ampiamente in queste settimane, cioè una revisione anche delle procedure legislative. Cambierà anche una certa organizzazione dell'organo parlamentare, verrà toccato l'elezione del Presidente della Repubblica, vedremo come, che adesso è eletta dal Parlamento in seduta comune, e ci saranno dei profili che toccheranno anche l'elezione della Corte Costituzionale, dei giudici della Corte Costituzionale. E a latere sarà la soppressione delle province, che adesso ci sono ancora nominalmente, quindi verranno soppresse anche dal punto di vista terminologico, e ci sarà la previsione di nuove forme referendarie di tipo consultivo, di tipo propositivo. E infine, tanto vituperato CNEL, se dovesse passare, verrà soppresso. Direi che questi sono i punti principali, si aggiunge il cosiddetto ricorso in via preventiva alla Corte Costituzionale in materia elettorale. Queste sono proprio, diciamo, le cose essenziali che verranno toccate. E volendo appunto fare una sintesi estrema di questi vari profili, tanto vi dicevo, il punto più importante è il cosiddetto superamento del bicameralismo paritario. È un profilo di cui si sta discutendo da tempo in ambito costituzionalistico. Ampia parte dei costituzionalisti, specie da quando il quadro politico è diventato tripolare, vede con favore il superamento del bicameralismo paritario, anche perché, come aveva già dimostrato una situazione di tipo bipolare, sono aumentate ulteriormente le possibilità, le probabilità che si creino due camere di colore politico diverso, cioè la Camera dei Deputati di un certo colore politico e il Senato di un altro. E quindi, diciamo, questa è la ragione politica ad altere di altre per cui si dice in questa situazione sarebbe meglio se si superasse la situazione di bicameralismo paritario. Le critiche si appuntano soprattutto sul come. Molti di questi profili possono anche essere profili condivisibili da un certo punto di vista, però direi che le critiche, anche in ambito, soprattutto in ambito costituzionalistico, si appuntano sulle modalità con cui si stanno portando avanti queste cose, proprio anche a partire dal bicameralismo paritario, perché se è vero che ci sarebbe un certo superamento, è anche vero che la scelta che è stata fatta è una scelta che non era stata prevista in precedenti commissioni bicamerali, in precedenti soluzioni che erano state proposte anche dai comitati dei saggi, e cioè appunto prevedere un Senato di soli 100 membri e una Camera dei Deputati di circa 100 membri, vedremo perché, una Camera dei Deputati invece di 630 componenti. In altre occasioni si era proposto di ridurre il numero di parlamentari in modo più equilibrato, quindi per esempio fare una Camera dei Deputati di 400 membri e un Senato di 200, o in altri casi ancora si era proposto, e anche già in Assemblea Costituente aveva trovato spazio, la proposta di un monocameralismo, che al di là di quello che si dice con riguardo adesso al bicameralismo di questa riforma, e di quello che se ne può pensare politicamente, certamente contribuirebbe a semplificare molto di più le cose rispetto a quello che vedremo invece accadrebbe se dovesse passare la riforma. Diciamo, come si è arrivati e come si arriverebbe appunto al superamento del bicameralismo perfetto? Da un lato, ve l'ho accennato, e c'è una riduzione del numero di senatori, e
E soprattutto questa composizione si innesterebbe sul quadro sulla base di un'elezione di tipo indiretto, e cioè il Senato non sarebbe più eletto direttamente a suffragio universale da noi, ma i senatori sarebbero eletti in via indiretta da parte dei consigli regionali. Si è giustificato questa previsione dicendo, ma perché dovranno essere rappresentativi delle istituzioni territoriali? Ma perché se si fosse mantenuto un suffragio universale diretto non sarebbe stato possibile prevedere, come invece prevede la riforma, un rapporto di fiducia soltanto tra Camera dei Deputati e Governo. Questo è un profilo importante, cioè appunto, se dovesse passare la riforma, il rapporto di fiducia non esisterebbe più tra entrambe le Camere e Governo, ma soltanto tra Camera dei Deputati ed Esecutivo, cioè il Senato, come si suol dire, non farebbe più crisi. Questo è uno dei profili più importanti della riforma. Vi dirò perché, per il resto, la forma di governo non viene dalla riforma. Ecco, però da questi due punti di vista che vi ho detto, per questi due profili, qualche possibile obiezione c'è. E cioè si dice, appunto, vi ricordate, vi ho detto, un Senato a elezione indiretta perché altrimenti non si potrebbe togliere il rapporto di fiducia con il governo. In realtà non è così, in altre precedenti commissioni era stato, per esempio nella bicamerale D'Alema, era stato previsto un rapporto di fiducia soltanto tra Camera dei Deputati e Esecutivo, eppure il Senato sarebbe continuato ad essere eletto a elezione diretta. Quindi, insomma, non è così automatico il fatto che non sia possibile con un'elezione di tipo diretto. E vi dicevo, quindi, questo è uno dei principali punti più importanti, elezioni di tipo indiretto. In particolare, più nello specifico, dovrebbero essere elezioni in diretta 21 sindaci. All'articolo 57 si dice che almeno un sindaco per ogni regione, e poi altri 74 senatori saranno invece eletti tra i consiglieri regionali. Ora, poi ci saranno un manipolo di persone, 5 persone che potranno essere nominate dal Presidente della Repubblica e che dureranno in carica 7 anni, e rimarranno in carica gli ex Presidenti della Repubblica come senatori a vita e i senatori a vita che ci sono già. Quindi la senatrice Cattaneo e Napolitano. Quindi per un totale, vi dicevo, di all'incirca 100 persone, perché appunto saremo tra i 5 che possono essere nominati, ma non è detto che lo siano, comunque più o meno 100 senatori. Allora, vi dicevo, di questi 100 senatori, 74 più 21 saranno eletti tra i consiglieri regionali e i sindaci. I consiglieri regionali, dice l'articolo 57 della Costituzione nuovo, dovranno essere distribuiti tra le regioni in maniera proporzionale, cioè in base alla popolazione di ciascuna regione. Questo significa in concreto che, facendo due rapidi calcoli, ci sono un gruppo di regioni, tra cui la Liguria, le Marche, l'Abruzzo, il Friuli Venezia Giulia, l'Umbria, la Basilicata, le province autonome di Trento e di Bolzano, il Molise e la Valle d'Aosta, che avranno due soli senatori. Quindi, visto che insomma, due è il minimo che le regioni devono avere, quindi meno di due non possono averne uno. Quindi sarà un consigliere regionale e l'altro un sindaco. Ora, questa situazione ha suscitato qualche perplessità perché ci sono delle regioni come la Liguria, le Marche e l'Abruzzo che se lo conquistano da sé questi due senatori. Anzi, noi avremo un resto di circa quasi 0,4 e qualcosa. Altre invece, come Friuli Venezia Giulia, l'Umbria, la Basilicata, Trento e Bolzano, Molise e Valle d'Aosta, che hanno due senatori, anche se contando il numero di abitanti che hanno sul territorio, non raggiungerebbero il quoziente, appunto, necessario per ottenerlo.
Comunque, al di là di questo, poi avremo la Sardegna, la Calabria che avranno 3 senatori, la Toscana 5, la Puglia 6, l'Emilia-Romagna 6, Piemonte 7, il Veneto 7, la Sicilia 7, il Lazio 8, la Campania 9 e la Lombardia 14. Un'altra questione che è stata posta è che c'è sempre l'articolo 57, nuovo, sottoposto a referendum, dice che questi senatori, quei consiglieri regionali, dovranno essere eletti in maniera proporzionale. Nelle norme transitorie viene anche proposto un sistema basato sulle liste blindate, si dice che devono essere eletti con metodo proporzionale. Il problema che si pone è chiaro, cioè se ci sono a disposizione due soli senatori, da proporzionalizzare c'è ben poco, ma 10 è ben poco in generale, perché in base agli studi elettorale, insomma, poi non ci vogliono grandi studi per capire, per proporzionalizzare qualcosa bisogna avere almeno a disposizione 7-8 unità. Quindi, in base a quello che vi ho detto, 7-8 unità ce l'hanno veramente 5-6 regioni. L'unica che veramente potrebbe avere un metodo effettivamente proporzionale è la Lombardia. Ma al di là di questo, quindi sappiamo che certamente, appunto, sarà l'elezione in diretta, sappiamo già queste cose che vi ho detto. In concreto, quale sarà il sistema di elezione non lo sappiamo ancora, quali saranno le technicalities elettorali, perché si dovrà fare una legge bicamerale, si dovrà fare entro 6 mesi dall'eventuale approvazione della riforma, in cui si dovrà dire tecnicamente come procedere. Vi ho detto c'è un sistema transitorio che potrebbe essere utilizzato, ma in ogni caso dovrà essere fatta una legge bicamerale appunto per entrare nel dettaglio delle cose. Un problema grande di cui non si parla tanto a livello mediatico, ma che c'è, è che in base alla Costituzione attuale su questo profilo non verrebbe modificato la materia elettorale di competenza delle regioni. Quindi ogni regione potrebbe e dovrebbe avere un sistema elettorale regionale. La Liguria non si è ancora dotata della sua legge elettorale, per certi versi mi viene a pensare meno male, perché molte leggi elettorali sono sub iudice, sono davanti alla Corte Costituzionale, perché ricalcano, anzi in Toscana hanno anticipato il Porcellum, sono tutte, c'è il Toscanellum, c'è il Sardellum, c'è insomma il Lombardellum, sono tutte leggi elettorali che insomma hanno ricalcato nella sua ispirazione il Porcellum. Comunque il problema sarà che avendo 20, in teoria, 20 leggi elettorali regionali diverse, bisognerà trovare il modo di condurre ad unità tutto, cioè si dovrà trovare un sistema, una legge bicamerale che insomma che contemperi tutte queste varie anime. Ed è probabile che alla fine ci sarà una legge elettorale regionale unica e che quindi la materia possa essere recuperata e riattirata insomma a livello di competenza statale. Comunque, al di là di questo, vi dicevo. Un problema grosso che si pone, al di là anche di questo che è già un problema consistente di per sé, è che insomma si tratta di un sistema a elezione in diretta e i sistemi a elezione in diretta, anche se molte trasmissioni televisive si dice, ma la Corte Costituzionale nella sentenza 50 del 2015 ha detto che l'elezione in diretta è un metodo democratico. Certamente sì, insomma, si elegge addirittura il Presidente della Repubblica, ora a parte che questa affermazione è controvertibile perché si tratta di situazioni evidentemente diverse, però il problema non è tanto della democraticità del sistema elezioni in diretto, poi anche lì bisogna esaminare caso per caso. Il problema è che il sistema di elezione in diretto per il Senato si va ad innestare insieme ad altri sistemi di elezione che appunto hanno delle problematicità molto gravi, cioè non bisogna concentrarsi solo sul singolo caso, ma vederlo in un contesto più ampio. E cioè siamo tutti d'accordo che in altri contesti ci sono sempre elezioni dirette, in Francia, però lì, nelle prime Camere, ci sono delle leggi elettorali oneste, serie, delle leggi elettorali che danno un potere di voto con grande incidenza sui risultati finali agli elettori. Il nostro sistema elezioni in diretta, e qui vado un po' al problema fondamentale, si combinerebbe con un sistema di elezione della Camera dei Deputati,
avverrebbe con l'Italicum, Italicum che insomma sappiamo è stato la questione di costituzionalità è stata portata davanti alla Corte Costituzionale, si sarebbe dovuta pronunciare la Corte il 4 di ottobre, è stato rinviato. C'è, direi, ormai un consenso piuttosto diffuso sulle problematicità che l'Italicum presenta, se c'è qualche curiosità torno volentieri sul punto. Anche l'Italicum ha una filosofia che si ispira al Porcellum. E gli stessi, insomma, anche a livello politico si dice, ma sono due cose diverse, perché una, è vero che formalmente sono due cose diverse, però l'Italicum è già legge, l'Italicum già c'è, è un qualche cosa con cui abbiamo a che fare. Ed è tutto da dimostrare che potrà, verrà, ci saranno i numeri perché lo si modifichi. Non solo, il problema non è solo l'Italicum, il problema è appunto che nel quadro elettorale nazionale abbiamo le elezioni indirette anche per le province. Le province ormai adesso ci sono ancora, ma non le eleggiamo più noi. Vi dicevo, il sistema elettorale, l'elezione indiretta è democratico in certo qual modo, ma poteva dirsi più democratico nell'Ottocento, quando c'era un sistema di elezione a suffragio non universale, su una base di un sistema a suffragio ristretto, quando tutto avveniva sulla base di nomine calate dall'alto, allora l'introduzione di elezioni indirette veniva considerata un sistema democratico tout court, Adesso, quando siamo abituati, siamo in un quadro in cui c'è suffragio universale, è evidente che l'introduzione di sistemi basati sulle elezioni in diretta tolgono occasioni di intervento, di dire la loro ai cittadini. Quindi il problema non è l'indemocraticità in sé del sistema, il problema è che c'è un indebolimento del dato democratico. Quindi si vuole giocare con le parole, però l'indebolimento c'è ed è dato non solo dal fatto che c'è l'elezione indiretta per il Senato, ma anche che c'è un'elezione indiretta per le province, e questa c'è già perché è contenuta nella Delrio, che non verrebbe toccata dalla riforma, anzi la Delrio anticipa la riforma. E questo poi abbiamo l'Italicum che è indubbiato di incostituzionalità, e poi abbiamo dei sistemi elettorali regionali che, come vi dicevo, sono indubbiati di incostituzionalità, e chissà poi che cosa si farà con la legge bicamerale. Insomma, nel quadro complessivo la situazione è preoccupante, ma effettivamente perché l'unica elezione che rimarrebbe di un certo peso sarebbe quella dei sindaci, con tutte le problematicità che comunque anche la legge elettorale dei sindaci presenta. Quindi io non discuterei soltanto del combinato Italicum in forma elettorale, è un quadro ancora più ampio da prendere in considerazione. Comunque, detto questo, vi dicevo, secondo punto è il riaccentramento, per così dire, la controriforma del titolo V. Anche questa di per sé è una scelta politica. Si dice che le regioni non hanno dato buona prova di sé in questo periodo, le autonomie territoriali hanno faticato a partire, insomma. E allora ritorniamo, riaccentriamo le funzioni. Quindi le materie di potestà concorrente verranno ricondotte alle materie di potestà esclusiva dello Stato, viene reintrodotta la cosiddetta clausola di supremazia che c'era prima del 2001, cioè la possibilità per la legge, per il legislatore statale, di legiferare quando si dimostri che c'è un interesse nazionale o che lo richiede l'unità giuridica della Repubblica. Insomma, in pratica il legislatore statale potrebbe intervenire in qualunque, basta che dimostri, insomma, appunto questo tipo di interesse. Anche qua, vi dicevo, è una scelta politica, Si può essere d'accordo, non d'accordo, però bisogna ricondurla anche qua in questa tendenza, per così dire, ascendente, ascensionale, che riconduce tutto ai poteri, diciamo, statali a livello centrale. E un'altra cosa che si mette in evidenza è che comunque questi interventi sembrano quasi indeboliscono il livello, diciamo, più basso di legittimazione, sembrano quasi punitive per situazioni che non sono funzionate, ma non è che non sono funzionate perché noi cittadini non le abbiamo volute far funzionare. Non sono funzionate perché chi doveva farle funzionare non si è dimostrato in grado, comunque non c'è stata la volontà politica di farle funzionare. E è un po' come se si stesse definitivamente eliminando dei contenitori che avrebbero un senso anche democratico, e però non hanno funzionato non per colpa nostra, allora li eliminiamo quasi punendoci.
questo discorso si può fare anche, io insomma, adesso siamo tutti d'accordo che il CNEL vada soppresso, perché anche lì non è funzionato, non è andato bene, e però anche qua il CNEL, per come era stato pensato dai costituenti, un qualche significato lo aveva, cioè di trovare un luogo dove potessero confrontarsi, discutere anche qua dal basso le categorie produttive, insomma, i sindacati. Quindi un senso ce l'avrebbe avuto il CNEL. Non ha funzionato, va bene, eliminiamolo, però teniamo conto che comunque stiamo eliminando cose che un senso l'avrebbero dovuto avere. Allora, vi dicevo, tutto questo. Sì, c'è, ma saranno introdotti delle nuove forme di democrazia diretta. Quindi, come se quello che si prevede potesse compensare questo indebolimento della legittimazione dal basso. Dicevo, si propone di introdurre referendum consultivi e propositivi, e però anche qua non si dice poi effettivamente come si dovrà dar seguito a quanto stabilito, qual è i problemi delle consultazioni referendarie oggi, è proprio il seguito. Si dice che dovranno essere i regolamenti parlamentari a garantire che venga dato seguito a. E quindi si rinvia a qualche cosa che si dovrà fare, speriamo che a una legge costituzionale, ai regolamenti parlamentari. Però anche sulla fonte, insomma, che il regolamento parlamentare sia idoneo al conseguimento di questo risultato si può discutere. In ogni caso non mi sembra che siano strumenti, come dire, idonei a controbilanciare quella sottrazione appunto di linfa dal basso che verrebbe comunque sottratta. Mi avvio a concludere, vi dicevo. Il problema del combinato con l'Italicum, non solo per quello che vi dicevo, ma vorrei mettere a fuoco il fatto che proprio metodologicamente si è fatta una scelta che è metodologicamente sbagliata dal mio punto di vista per due ragioni. E cioè, dicevo, la riforma costituzionale di per sé considerata non tocca la forma di governo. Cioè il rapporto tra i poteri dello Stato, se non per le cose che vi ho detto, non le tocca, diciamo, in maniera significativa, cioè la nostra continuerà a essere una forma di governo parlamentare, in cui potranno continuare a presentarsi situazioni per cui noi indirettamente indichiamo Bersani, e invece Bersani poi non diventa Presidente del Consiglio, diventa Letta e poi diventa Renzi. Non sono stati introdotti dei meccanismi di razionalizzazione della forma di governo in senso stretto, cioè nelle varie commissioni, Speroni, D'Alema, De Migliaiotti, eccetera, erano stati previsti degli istituti di razionalizzazione su cui ampiamente condivisi, per esempio la sfiducia costruttiva, la possibilità espressa di nominare e revocare i ministri, la possibilità cosiddetta norma antiribaltone, la regola del simul stabunt simul cade, insomma. Ce ne sarebbero di cose se tutto questo non c'è nella riforma. Cos'è che si è fatta? Appunto, la forma di governo si gioca in ampia parte, proprio sull'Italicum. È per questo che, insomma, non si può non tenere conto perché è lì che si scommette sulla tenuta anche del governo attraverso il premio di maggioranza. Ancora una volta, attraverso un meccanismo elettorale. Quando invece alla legge elettorale bisognerebbe chiedere di garantire non la governabilità, alle leggi elettorali non si deve chiedere di garantire, quello lì è proprio quello che dovrebbe fare la forma di governo della Costituzione, garantire la governabilità. Invece si chiede, le leggi elettorali dovrebbero garantire la rappresentatività, cioè di dare voce a noi cittadini. Invece ancora una volta si dà questa forma, diciamo, ex lege, che si regalano questi seggi, scommettendo sul premio, cioè si danno 340 seggi a chi vince, facendosi una legge elettorale precedente la riforma costituzionale, un po' come voler comprare un libretto delle istruzioni per una macchina e non si sa ancora che macchina c'è. È per forza che le due cose si tengono, perché appunto una è stata pensata in funzione dell'altra. E non solo questo, ma attraverso la legge elettorale, qui che si gioca gran parte della questione, a mio avviso, si continua a prevedere in sostanza il voto bloccato.
Molto dipenderà dalla capacità che i leader del partito avranno sia di controllare le candidature, appunto attraverso l'Italicum, sia di controllarle al Senato. È lì che si giocherà molta parte della cosa, cioè sulla prevalenza o del capo partito o dei partiti nel collocare e nel controllare le candidature. Ed è qua che potrebbero manifestarsi appunto i volti più negativi anche dei leader, cioè sul fatto di imporre i loro candidati che poi vincono il premio e che poi vanno in Parlamento e che poi appunto sostengono il leader al governo, perché è lì che si gioca la grande partita sulla tenuta del governo, non tanto sulle regole della riforma costituzionale, che appunto c'è poco. E comunque certo non risolutivo, però c'è quanto basta, e qua veramente chiudo, per mettere a rischio i cosiddetti contrappesi, perché sempre a guardare all'Italicum, sempre a guardare l'Italicum, ma dico, non dovrebbe neanche ammetterla una legge come l'Italicum, la riforma costituzionale, non si può dire intanto poi l'Italicum viene eliminata, no, ci dovevano proprio mettere degli anticorpi, perché non dovrebbe neanche essere possibile immaginare che possano convivere le due cose. Ah, vi dicevo, sempre attraverso il premio dell'Italicum si inciderà sull'elezione del Presidente della Repubblica, sull'elezione del CSM e sull'elezione della Corte Costituzionale. Sulla Corte Costituzionale è evidente, è immediata la cosa, perché tre giudici saranno eletti alla Camera e due al Senato. Alla Camera, con 340 seggi a disposizione, va da sé che se non si raggiunge già il numero necessario, comunque si è molto vicini. La Camera dei Deputati è 630, quindi insomma 340 è già il premio di maggioranza, quindi insomma lì ci siamo già praticamente. Al Senato sono due, e anche al Senato, se il partito, insomma, che vince avrà più seggi, avrà a disposizione anche i due giudici del Senato, eletti dal Senato. Ma soprattutto, appunto, si mette proprio in evidenza l'elezione del CSM del Presidente della Repubblica. E cioè, il Presidente della Repubblica sarà eletto dal Parlamento in seduta comune. Si dice che a partire dall'ottavo scrutinio, insomma, saranno sufficienti i 3/5 dei votanti. Che cosa significa 3/5 dei votanti? Significa che, facendo un rapido calcolo, se noi sommiamo i 630 più 100, arriviamo a 730, dividiamo per 2, capite bene che sono 360 la maggioranza assoluta al quorum, quindi 220. E quindi, insomma, sì, cioè, ma parteciperanno sicuramente tutti, ma in realtà poi si confonde un dato politico con quello giuridico. È sufficiente, a stretto rigore, che ci siano 220 per eleggere un presidente della Repubblica, che quindi è ancora meno del premio di maggioranza. E quindi, insomma, sulla figura del presidente della Repubblica, dicevo, c'è un altro problema grosso, oltre alla sua elezione, che è la messa in stato d'accusa. Anche la messa in stato d'accusa avviene a Parlamento in seduta comune, la messa in stato d'accusa saranno sufficienti poco più di 400 parlamentari per mettere il presidente in stato d'accusa. Anche qua è un numero che non dà garanzie per un presidente che possa essere veramente un organo di garanzia. Aggiungiamo, insomma, che le crisi di governo le controllerà meno, in base a quello che vi ho detto, quindi insomma la figura anche del Presidente della Repubblica, che dovrebbe essere una garanzia, subisce un arretramento. Quindi, diciamo, nel complesso il quadro che ne esce è quello appunto di un indebolimento democratico, dei contrappesi messi sotto forte stress, in tensione, e di un Presidente del Consiglio che dovrà esibire la forza anche nei confronti del suo partito per mantenere le redini della situazione, che non so se è proprio un quadro confortante, rassicurante. Comunque, insomma, vi ringrazio per l'attenzione e comunque mi rendo disponibile.